Terrarin a scontrarsi due squadre tra il Braganze e il Trissino. A fianco a me questa sera, come sempre, l'utile commento tecnico di Fausto Pozzan. Ciao Fausto. Ciao Ivo, buonasera a tutti e buon divertimento. Ci sta provando giustamente anche stasera. Attenzione al tiro, questa volta bravo Bruno Sgarria. Ha trovato la porta, attenzione ancora a Trissino in ripartenza. Bertinato, bella la parata di Bruno Sgarria. Sgarria capisce tutto sul suo palo. Match si sta accendendo. E arriva la rete di Stefano Del Santo. Il match si stava accendendo, come avevo sottolineato, su e giù da circa una ventina di secondi. E Stefano Del Santo si regala un gol per il suo compleanno. Sempre ben posizionata, assolutamente. Non è facile entrare anche... E attenzione perché arriva la rete di... Jimenez, si diceva, non è facile entrare in questa difesa, solamente i tiri dalla distanza sembrano sortire un qualche tipo di effetto. Sì, in questo caso Braganza ha approfittato dell'atteggiamento difensivo di Trissino. Hai avuto fortuna la formazione di... Attenzione. Andiamo a vedere intanto al... È stato dato... Il signor Calmazzi ha punito la caduta di Oriol Vives. È stato raso terra, ha avuto un buon riflesso il portiere trissinese. Attenzione qui, signor Carmazzi, mi sa che ha visto rigore. Il rigore. E accorciare il risultato. Vediamo che l'arbitro controlla che tutto sia regolare. Può partire Pasquale contro Sgarria. Nulla da fare. No, il signor Calmazzi ha punito la finta di tiro di Pasquale. Mattia Cocco strappa un'ottima pallina, viene però chiuso da due giocatori. Oruste ancora in possesso di palla davanti a Di Nicoletti. Attenzione al contropiede, 2 contro 1, Vives, Oriol, Di Nicoletti, miracolo. Per esempio i fratelli Del Monte, Attenzione. Attenzione intanto all'arbitro che vede un fallo da blu. L'arbitro controlla, può partire Oruste contro Sgarria, riesce a trovare il pertugio. Ottima la punizione di prima battuta da Maxi Oruste. Sì, si riapre il match, l'esecuzione impeccabile. Complimenti all'attaccante trissinese. Match quindi che ritorna in ballo, Braganza deve... riprendere il filo. È un risultato per il Braganza in possesso di pallina con Mattia Cocco ancora dentro. Bellissima il taglio e arriva Cocco. Cosa non ha fatto, da che posizione, una magia che può riuscire solo a giocatori dotati di classe e di tecnica ragguardevoli come il capitano braganzese. Ha tirato quasi dalla linea bassa dell'area di rigore. Sempre in avanti, 10 minuti 55 secondi alla fine di questo spettacolare secondo tempo di Braganza Trissino, derby vicentino valido per la 20ª giornata. E trova, attenzione anche questo caso, che rete Aguilar. E la riapre Aguilar, è stata un'ottima conclusione, secondo palo. Un po' sorpreso Bruno Sgarria, ma era un tiro veramente preciso. E... nessun timore reverenziale. Attenzione Rio Vives testa a testa con Nicoletti, questo a incrociare di Mattia Cocco, veramente notevole. Attenzione ora, attenzione intanto alla rete, arriva la rete di Faccin per il 3-3. Eh sì, era una palla un po' vagante, era decentrato in diagonale di prima, non ha lasciato scampo. È stato anche costretto dalle espulsioni temporanee, per la verità. Prova ancora Vives per il Braganza. E Vives e questa volta trova il tiro del 4-3 a 6 minuti e 50 della fine. È il suo tiro, la sua, chiamiamola, mattonella. Parte da posizione centrale con Mattia Ghirardello, ma lo ferma benissimo Jimenez. Vives ancora per Jimenez, cosa bravo, non ha tolto difetti. Nicoletti, come mi insegni Ivo. Jimenez contro Nicoletti. Jimenez, palo di Jimenez e poi parata di Nicoletti. Un'ottima posizione quella per Greco.
che realizza il gol del pareggio. Attenzione perché arriva il pareggio di Greco proprio al volo. Ha fatto un'alza e schiaccia, ha approfittato del fatto che Bruno Sgarri era giù per chiudere lo specchio della porta e lo ha sorpreso. 4 pari. Assolutamente. Complimenti a tutte e due le squadre. E tiro di Mattia Cocco dietro porta e finisce qui il derby vicentino tra Breganze e Trissino, risultato di 4-4, risultato che alla fine crediamo sia il più giusto per i valori che si sono visti in pista.